anticipazione un posto al sole. Serena e Filippo torneranno insieme? I segnali. Un posto al sole quest'anno, data l'emergenza Covid-19, non andrà in pausa ad agosto. E nel corso di questo mese si parlerà ancora, come precisano gli spoiler, del complicato triangolo tra Roberto, Marina e Fabrizio. E non solo, anche dei ripensamenti di Serena Cirillo. Ebbene sì, i genitori della piccola Irene prenderanno sempre più consapevolezza della sofferenza della loro bambina, che inizierà a mostrarsi molto triste a causa della separazione dei suoi. Anche Serena in realtà ripenserà ai bei momenti trascorsi con il marito, che invece rimetterà in discussione tutte le sue scelte. I due attualmente hanno nuovi partner. Filippo sta frequentando la skipper Cristiana, mentre la Cirillo ha iniziato una nuova vita con Leonardo Arena. Tuttavia, per via del lavoro e del chartering, nonché dei litigi tra lo stesso Filippo e Roberto, i due ex hanno ripreso a parlarsi. Durante un aspro confronto, come abbiamo già visto, i due non hanno parlato solo del futuro dei cantieri. La loro discussione, infatti, ha toccato anche argomentazioni molto personali. Negli episodi che presto arriveranno su Rai 3, Serena si perderà tra pensieri e nostalgie legati al suo matrimonio e ai suoi primi momenti con Filippo. La giovane così sarà invasa da una forte insicurezza che la porterà a rivedere tutte le sue ultime scelte. Irene inoltre apparirà molto infelice nelle prossime puntate e ciò rafforzerà in noi fans un sospetto. Qualcosa cambierà positivamente in futuro? La trasformazione avverrà davvero? Vedremo. Susanna non più sicura di voler sposare Nico Poggi. Le nozze di Guido e Mariella non saranno le uniche di Un Posto al Sole. Ebbene sì, perché c'è un altro matrimonio in cantiere a Un Posto al Sole, e ovvero Il Fatidico Sì di Nico Poggi e Susanna Picardi. Quest'ultima però, come sarà approfondito nel corso degli ultimi appuntamenti, non sarà felice di fare il grande passo con il suo amato, al quale i segnali di un suo possibile ripensamento non sfuggiranno di certo. La Picardi infatti si sentirà sempre più coinvolta da Eugenio Nicotera, la cui crisi con Viola non accennerà a placarsi. Comunque sia l'attore Patrizio Rispo, ovvero Raffaele Giordano, in una sua recente storia, ha scherzato sul fatto che non è stato proprio il massimo girare un matrimonio nel mese di luglio 2020, che è molto caldo. Dunque tale riferimento, senza ombra di dubbio, riguarda proprio le nozze dei due giovanissimi avvocati. Il sospetto si è rafforzato anche quando Raffaele Imparato, ovvero Ugo Alvini, De Carolis, ha pubblicato un post simile. Comunque sia la nostra Susanna, nei prossimi appuntamenti, sarà sempre più vicina a Eugenio Nicotera e soprattutto sempre più indecisa se sposarsi o meno. Dunque, che cosa accadrà? Ne sapremo sicuramente di più con lo scorrere degli episodi di agosto 2020, quando la caccia al boss Mariano Tregara si farà sempre più serrata, cosa che porterà a nuove interazioni tra Eugenio e la giovane avvocatessa. Anticipazione Un Posto al Sole. Personaggi. L'attore Paolo Romano nella vita reale. Ecco chi è e cosa fa l'interprete del magistrato Eugenio Nicotera. L'attore Paolo Romano, da diversi anni ad Un Posto al Sole, è integerrimo magistrato Eugenio Nicotera, marito di Viola e suo grande amore. Attualmente i due sono in crisi per via della scelta dell'uomo di dare la caccia al potente boss Mariano Tregara, decisione che lo sta esponendo a gravi rischi. Eugenio inoltre sta interagendo moltissimo con Susanna Picardi, la quale pare essersi innamorata di lui. Ma adesso soffermiamoci proprio su Paolo Romano. Chi è e cosa fa nella vita? Paolo nasce a Torino il 2 aprile 1970, ma è cresciuto a Cantù, provincia di Como. Dopo il diploma si iscrive alla facoltà di scienze politiche all'Università Statale di Milano. Durante questi anni inizia ad appassionarsi alla recitazione, studiando per 2 anni presso il CTA, per poi frequentare anche la scuola d'arte drammatica Paolo Grassi, dove nel 1998 consegue il diploma. Romano è un attore molto affermato. Nel suo curriculum vanta progetti teatrali e circa 200 spot pubblicitari. Nel mondo del cinema lo abbiamo visto in numerosi film come Cuore Sacro, Piccoli Segreti e Grandi Bugie e Nevermind, mentre tra le serie TV e fiction cui ha preso parte ricordiamo Incantesimo, Papa Luciani, Il Sorriso di Dio, I Cesaroni, Un Caso di Coscienza e Mentre ero via. Da 2011 invece, ed è Un Posto al Sole, ove interpreta il magistrato Eugenio Nicotera. Paolo Romano parla ben 3 lingue, inglese, francese e spagnolo.
Tra i suoi hobby figurano il tango, la corsa, il nuoto, la bicicletta e le camminate in montagna. È una persona molto poliedrica e dinamica, a cui non piace annoiarsi. È un amante delle piccole cose. Adora passare il tempo con gli amici, tornare a casa dopo essere stato lontano. Ama l'odore della pioggia, leggere un buon libro, il sapore della pasta, aglio olio peperoncino ed essere chiamato papà. Il tango argentino, passione che coltiva da anni, è stato galeotto per lui. Grazie ad esso, Paolo ha incontrato la sua anima gemella, nonché insegnante di ballo, dalla quale ha avuto 3 figlie. Per mantenere gli studi, l'attore ha fatto un po' tutti i mestieri: cameriere, barista, aiuto cuoco, traslocatore, falegname, animatore, steward, istruttore di tiro con l'arco e anche il modello. Paolo, infatti, è alto circa 1,83 m. Insomma, una persona davvero speciale, così come ce ne sono poche, non credete? Anticipazione imposta al sole. Personaggi. Le confessioni degli attori. Ecco cosa hanno rivelato Giorgia Gianni Tiempo, Miriam Candurro e Francesco Vitiello. Tra le attrici young più amate di Un posto al sole figura sicuramente Rossella Graziani, che attualmente è alle prese con la sua laurea in medicina. La carriera della giovane attrice salernitana è cominciata all'età di soli 3 anni, quando ha debuttato nella serie di successo Un medico in famiglia. Sebbene la soap Un posto al sole le abbia donato tanta popolarità, Giorgia è una ragazza come tante, semplice ma anche molto molto ambiziosa. Ha infatti un grande sogno nel cassetto. In una recente intervista ha rivelato che il suo più grande desiderio è quello di poter prendere parte a un film d'autore, di quelli capaci di restare per sempre impressi nel cuore della gente. Insomma, un film che passi alla storia. Giorgia, come ben sapete, è fidanzata con Luca Turco. I due vivono insieme ed hanno grandi progetti, tra cui convolare a nozze. Di recente l'attrice ha svelato dei particolari molto belli sulla sua love story. Con il suo fidanzato ride e si diverte, insomma i due formano una coppia molto fiatata. Inoltre non vivono da soli, ma con una simpatica cagnolina di nome Mia, che come precisato dalla Gianni Tiempo, si comporta come una diva, tant'è vero che prima di varcare l'uscio di casa ama farsi spazzolare. Giorgia, come tutti gli altri attori, è stata lontana dal set per circa 3 mesi a causa della pandemia. E subito dopo il lockdown, la prima cosa che ha fatto è stata una piccola gita al mare. Come molti di noi, anche l'interprete di Rossella ha dovuto stravolgere i suoi piani per l'estate. A tale riguardo ha dovuto rinunciare a un viaggio all'estero con Luca Turco. Ma non è affatto dispiaciuta, perché in questo modo potrà passare ancora più tempo con la sua famiglia. E adesso passiamo a Miriam Candurro, l'interprete di Serena. Ovviamente anche lei, come tutto il resto del cast e noi tutti, è stata a casa per via dell'emergenza coronavirus. Ha ammesso che, pur avendo passato dei momenti difficili, quei giorni così particolari non sono andati per niente persi. Anzi, ha cercato di sfruttarli al meglio per terminare il suo libro, che tratta una love story nella quale il protagonista rimane bloccato nel suo paese. Ha ammesso che si era fermata perché sentiva che c'era qualcosa che non funzionava nell'evolvere della trama. Non riusciva a rendere a parole le idee che aveva nella testa. In aggiunta a ciò, non sapeva come uscire da questa situazione. Comunque sia, il blocco che noi tutti abbiamo dovuto subire le ha donato l'ispirazione giusta. Infine ha ammesso che quando sono ricominciati i primi chat è stato bello rivedere i suoi colleghi e guardarli negli occhi. Non dimenticherà mai tali momenti che hanno rappresentato per lei grande gioia. Stesse emozioni anche per l'attore di Diego, Francesco Vitiello, che ha ammesso che Un posto al sole è davvero una grande famiglia per lui e che durante il lockdown ha avvertito la mancanza di tutti. Il set della soap è più di un semplice posto di lavoro. È un'occasione di crescita continua, di grande riflessione, che gli sta dando modo di raccontare tanto, di affrontare diverse sfumature, soprattutto caratteriali. Francesco Vitiello ha tante passioni, oltre alla recitazione, ama gli animali. A tale riguardo ha una bassotta di nome Lizzy, per la quale una volta si è dovuto anche improvvisare veterinario. Francesco, come infine specificato in una recente intervista, ha un grande sogno nel cassetto, quello di diventare regista. E ci sta lavorando su. Sta trattando una vicenda familiare ispirata ad una storia vera. L'attore non si è voluto sbilanciare troppo e non sappiamo quando lancerà il suo primo film. Ma ha aggiunto di crederci molto e di sperare che tutto questo possa concretizzarsi presto.
Roberto creerà sempre più interferenze tra Fabrizio e Marina. Una delle vicende che più ci sta tenendo sulle spine è sicuramente quella che vede protagonisti Roberto, Marina e Fabrizio. Ferri sta creando non poche interferenze nel rapporto tra la Giordano e il Rosato e pare aver riscoperto i suoi sentimenti per l'ex moglie. Inoltre la rivalità in campo lavorativo con il personaggio interpretato da Giorgio Borghetti si sta spostando man mano sempre più sul piano personale. E tutto questo, come vedremo anche nel mese di agosto 2020, andrà a intaccare considerevolmente la serenità dei due innamorati. Ferri, come confermato in una recente intervista dallo stesso suo interprete Riccardo Polizzi Carbonelli, cercherà di mettersi sempre più in mezzo a Marina e Fabrizio. E non solo perché spinto dalla gelosia, ma anche perché il Ticon non si fida affatto di quell'uomo, dal passato comunque discutibile. E ci chiediamo, alla fine la nostra Giordano in che direzione si muoverà? Non lo sappiamo, ma quel che è certo è che Fabrizio recupererà sempre più terreno, mentre Ferri saprà creare nuove occasioni di tensione. Non resta che appassionarsi alle nostre news per scoprire il seguito. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.